Quello che invece poi succede è che molti utilizzano le tecniche come questa, semplificata, quando invece non va utilizzata. Torniamo un passo indietro. Prima abbiamo parlato dell'arcata inferiore, ora abbiamo detto, parlavamo di quella superiore, vi ho detto che le cose sono simili. Quando si sceglie una chirurgia si sceglie più o meno allo stesso modo. Questo è il seno mascellare. Sì, ho detto potevo metterne 6 di impianti, ne metto 6, se è meglio metterne 8 ne metto 8. Supponiamo che il paziente ha perduto molto osso sopra, così per esempio. Anzi, anche di più, supponiamo che qua i vuoti sono molto vicini all'osso. Ho due scelte in questo caso: o ricostruisco il seno mascellare e metto gli impianti, per esempio 8 impianti, così, forse ne ho messo uno in più, ricostruendo il seno mascellare sia al lato destro che sinistro, oppure faccio la tecnica Hollow 6, Hollow 4 con gli impianti inclinati, che evitano i vuoti. Come faccio a scegliere l'uno o l'altra? Devo guardare cosa c'ho sotto, perché non hai solo un'arcata. Se sotto c'hai molto osso, supponi che c'è la mandibola sotto. Questa è la mandibola, che c'ha molto osso. Il nervo qua è bello basso, quindi non vado a tranciare il nervo mettendo impianti, ho la possibilità sotto di andare magari con gli impianti più in fondo. Se ho gli impianti più in fondo, cosa succede? Che ho i doppi molari. C'ho la possibilità di masticare più in fondo. Se mastico più in fondo, dov'è che scarico le forze con lo schiaccianocci? In In fondo. fondo. Se invece metto tutti i dentini davanti, mastichi come un coniglietto. Reggono meno i denti. E se il viso è come il suo, che sviluppa molta forza, c'è il rischio che se ho pochi denti dietro e ce li ho tutti concentrati Ma infatti è davanti, quello che capita anche con i sovraccarico. provvisori, no? Che sono Sì, più infatti si corti. rompono per questo i provvisori, perché carichiamo pochi impianti. Delle volte hai solo 8 denti. Ci sono stati pazienti che sono andati via solo con 8 denti. E dietro i denti non me li metti, li ho pagati. Se vuoi te li metto, dopo una settimana sei qua, perché hai perduto l'impianto, ok? E dobbiamo rifare un'altra chirurgia. Invece gli impianti, meglio non metterli se hai messo innesti, non hanno una buona frizione nell'osso gli impianti, è meglio non caricarli i denti dietro. Davanti invece qua l'osso è l'osso più duro che c'è, ok? E quindi se io gli metto i denti qua davanti avvitati, davanti male che vada si rompono i provvisori. Ma qui c'ha l'esalta? Certo, arriva anche le foto che vi spaventano, No, i infatti denti non rotti. guardo proprio Poi, niente. se io ho impianti dietro in questa posizione sopra, prendo come prima considerazione quella di ricostruire l'osso. Okay, io ci ho fatto la tesi di laurea su questa, sulla ricostruzione dell'osso, ma in tutti i libri che avevo studiato non c'era questa considerazione, che poi in realtà è la più ovvia. Grande Sarebbe il grande rialzo. rialzo di seno mascellare. Come fai a Loro prendono studiarlo? in considerazione quando fare il grande rialzo di seno mascellare. Guardando solamente quella tecnica, ovvero se l'osso è meno di 4 mm, oppure se è meno di 8 mm, oppure se è meno di 5 mm, ok, però guarda la foresta, non guardare l'albero, cioè ha senso lì ricostruire o ha senso fare un'altra tecnica? Per quello è importante conoscere tutte le tecniche, perché non sempre devi buttare giù il pilastro o delle volte andare a ricostruire tutto il palazzo, oppure salvare piani, conviene delle volte mettere la bomba e buttare giù tutto, più che tenersi due pilastri che poi ti legano, ti condizionano nel ricostruire e fare quello che vuoi fare, come dovrebbe essere fatto. Comunque sono in niente. È meglio, guarda, un paziente che ha perduto tutti i denti, possiamo fare di tutto. Un paziente che tiene i suoi denti storti è difficile, perché siamo legati, okay? Siamo legati a quei pilastri che dobbiamo, purtroppo è come dire voglio restaurare casa, cosa vuoi? Voglio un loft sull'albero, ma non è una casa sull'albero questa. Se no, c'hai un terreno e mi dici voglio una casa sull'albero, la fai a casa sull'albero. Ma se ristrutturi è difficile. Vabbè, però come Qua. logica se tende sempre a tenere, pure prima la foto che hai mandato, un dente, quello ha tenuto un dente per poi far Quella è lavorare una l'altro, quindi è logica. meglio Quella, lavorare. allora, se tu togli un dente sano,
come dire, abbatto un albero dove però sono già stati abbattuti tutti gli alberi, però facciamo una piantagione di alberi nuovi. Ok, no, neanche, non calza come esempio. Ha poco senso. Ti lega molto perché se tu vai a vedere, quando vai a mantenere dei denti, la bocca, se io tengo un dente qua, la bocca viene divisa praticamente in tre blocchi biomeccanici diversi, blocco 1, blocco 2, blocco 3. Se invece ce li ho tutti uniti, è un unico blocco, dal punto di vista estetico e funzionale, funzionano in maniera diversa. E soprattutto se io tengo, per esempio, due denti, due radici qua, ci metto un ponte di quattro denti, gli impianti non sono ammortizzati nell'osso, sono rigidi, questi davanti sono mobili, sono ammortizzati, ce li perdi perché la parte è debole. Sasso forbice, quella perde su 5 anni massimo, dura e poi sovraccarica quando mordi, quella fa da pinza da estrazione quel ponte, li toglie le radici. A quel punto sacrifica e metti due impianti e fai un blocco unico che dura di più. Io molte volte, il primo periodo, proprio mi scontravo molto con i chirurghi, gli dicevo, perché loro volevano salvare, io gli dicevo taglia largo, è un Però tumore quello. dirti anche a me, la cosa che mi ha sconvolto è stato dove dici, leviamo tutto e Tu iniziamo da capo. devi, allora, oggi stiamo parlando di tecniche, come scegliere la tecnica, però c'è anche prima di quello scegliere cosa devi tenere e cosa devi togliere. E lì devi fare una balistica di quant'è la funzionalità della bocca residua, vedere il paziente, se è un paziente che riesce a pulire, se è un paziente così di 70 anni che fai, gli metti un lavoro semplice o difficile in bocca. Se io ti do una macchina che deve fare i controlli magari ogni 3 mesi, che c'ha molta elettronica e tu vivi, che ne so, in Papuasia, è difficile che hai quel perito elettronico lì che ti riesce a tenere, che ne so, la Tesla. Okay? È meglio che ti do una macchina meccanica, una Dacia, è sicuro che non hai problemi dopo. Hai molto meno costi di manutenzione, meno problemi. Quando tieni un dente o no, devi vedere anche lì chi hai davanti, se è un paziente che fuma, se ha avuto piorrea oppure se li ha perduti per incidente stradale, è diversa. Se ha la piorrea è molto probabile che se ha perduto l'80% dei denti, quel 20% ha già dei danni o comunque li perde per abitudini viziate, sommate alla malattia, allo stato di debolezza. Oppure se il paziente che è diabetico, insomma, altre sommatorie ci fanno protrendere poi per togli tutto, semplifica, non creare problemi invece li dobbiamo risolvere, semplifica, togli quelle radici rimaste, ricostruisci bene le basi ossee, mettiamo più impianti possibile, così se anche fuma, se anche ha problemi col mantenimento, ne perde una, due negli anni, sempre sta in piedi il lavoro. Meglio partire con più impianti per questo motivo. Scusa, perdonami, una Quando cosa importante, perché è possibile che uno un impianto lo sì, perda? se uno non lava la bocca come ha perso i denti, perde anche gli impianti. Non è che magari fai, tu immagina che hai perduto una parte di viso, devi ricostruire, simulare il viso con, che ne so, resine, gomma e ti metto degli impianti tipo quelli dentali. Poi ci sono delle barrette in titanio dove si incastra questa maschera. Se tu non la togli mai quella maschera, dopo anni tu immagina il grasso che produce la pelle, ok, la sporcizia. Se non la togli mai quella, in più non vai a lavare ogni giorno, c'è il rischio che poi tolgo e c'hai proprio i crateri attorno agli impianti, che tutto si muove. E lo stesso è con la bocca, anzi, la bocca è peggio perché è una cavità corporea piena di batteri. Abbiamo più batteri in bocca che sulle mani. Se in più ci fumi e non lavi, e non usi i collutori, per quello vi ho dato lì quel foglio, perché quello poi il mantenimento è la parte più importante. Quando facciamo protesi fisse è come avere un arto che non puoi togliere per pulire. Okay, chi te lo pulisce? Te lo pulisce il dentista, quello. Okay, se ci sono problemi si può anche svitare e andare a ribasare, però giornalmente quello va pulito con il filo, quello che usano i bambini per gli apparecchietti, che è un filo con una spugnetta. Si infila sotto tra un impianto e l'altro, si infila il filo tra un impianto e l'altro, qua si abbraccia la protesi e si lucida con la spugnetta e la tieni pulita. Poi